Allora, buonasera a tutti. Cominciamo. Grazie di essere venuti anche a questo ultimissimo incontro. Ci fa tanto piacere eh, anche perché, insomma, oggi speriamo di stare molto in silenzio noi eh, e di lasciar parlare molto voi. Eh, volevo solo dire che eh, davvero è stato un grande piacere poter, potervi incontrare. Speriamo che questa cosa in qualche misura possa esservi servita e oggi eh, vedremo, verificheremo in che modo, in che misura questo è servito e come eventualmente potrà servire ancora negli anni futuri, come può essere corretto, migliorato, eccetera, eccetera. E, e niente, vedo che già state compilando il modulo, mi raccomando, voti insomma. Cioè, non abbiamo usato nemmeno una giustificazione, quindi per favore tenetene conto. Eh, che, insomma. Le volte i compiti a casa sono stati pesanti, quindi però abbiamo fatto del nostro meglio. No, davvero, grazie ancora a tutti per essere qui. Niente, volevo Ognuno di noi ora farà un piccolo saluto e poi lasciamo la parola a voi. Grazie ancora. Sì, eh, sì mi unisco naturalmente ai ringraziamenti, ai saluti. Eh, e eh, Alessandro diceva appunto speriamo che vi sia servito intanto possiamo dire che ha servito a noi questo sicuramente è servito come, come momento di verifica per il nostro lavoro per il nostro lavoro di ricerca che spesso eh, purtroppo ha pochissime occasioni di confronto con ambiti diversi e con eh, diciamo anche con gli ambienti che dovrebbero essere poi quelli in cui uh, come dire la produzione di conoscenza che noi cerchiamo di mettere in atto viene effettivamente uh, fruita e trasmessa ulteriormente uh, quindi per noi questo è molto importante ed è stato importante anche per riflettere sul, proprio sulle nostre modalità di comunicazione che spesso sono un po' stereotipate, blindate diciamo quello che dicevamo che l'impressione che abbiamo avuto sia preparandoci sia Facendo i nostri incontri, i seminari, è che eh, c'era una reattività da parte dell'auditorio che è pressoché sconosciuta quando, per esempio, facciamo dei convegni, dove è tutto molto più codificato e anche più. più eh, come dire, c'è tutta un'etichetta <ride> che invece, per fortuna, qui eh, non, non sentivamo e che, anzi, abbiamo eh, appunto sentito che di avere proprio la responsabilità di quello che, che stavamo dicendo. E anche forse mh, questo ha fatto in modo che dovessimo trasformare, cercare di, di, di adattare eh, il nostro lavoro, la nostra ricerca e anche di avvicinarla un po' più a delle questioni sostanziali. No? L'altra impressione che abbiamo avuto è che... Tutti abbiamo avuto l'istinto di andare ad affrontare di petto delle questioni, quando invece magari a volte scrivendo o, o lavorando in, in altri contesti ci giriamo un po' più intorno. Invece qui abbiamo dovuto affrontare delle questioni nodali, vitali, sia, sia dal punto di vista dei temi affrontati, sia dal punto di vista dell'interrogarci del sulla vitalità e sulla ehm, comunicabilità. Della letteratura, di quello di cui ci occupiamo, cioè proprio sul senso di quello che facciamo. Quindi per noi l'importanza, come potete eh, capire da questi eh, pensieri che abbiamo condiviso e che quindi eh, ci sono stati mossi da, da questi incontri, per noi la posta in palio è stata molto alta. Quindi grazie ancora, e speriamo oggi di aggiungere ancora qualcosa a queste riflessioni. Eh, vabbè. Vi ringrazio anch'io tantissimo per, per essere qui, soprattutto per essere qui anche oggi, anche se in meno però insomma è importante che ci siate. E, e le stesse cose che hanno detto Alessandro e Paolo chiaramente le, le, le condivido pienamente, abbiamo discusso a lungo, ci siamo confrontati molto sia prima che dopo eh, le lezioni che, che abbiamo tenuto qui. E, insomma, ci sono servite molto, ci hanno fatto pensare e adesso però davvero per noi è importante sapere. Eh, voi cosa ne pensate, anche le idee che vi sono venute, qual è la vostra esperienza all'interno della scuola e come potete pensare di riportare qualcosa di quello che noi abbiamo cercato di darvi all'interno dei vostri percorsi eh, didattici. Chiaramente magari non si tratterà di, di trasfondere direttamente ciò che vi abbiamo detto lì, ma magari di avere un, uno stimolo, un'ispirazione, un'idea. Naturalmente noi anche rispetto a questo tenete conto che adesso qui finisce però... Siamo a disposizione se volete. Se volete scriverci, insomma, eh, scambiare con noi delle idee, noi siamo assolutamente a, a vostra disposizione. Insomma, questo. Percorso uh, culmina qui, però dura tutto l'anno per noi nel momento in cui prepariamo, prepariamo le lezioni e poi anche, anche, nel, anche dopo. E è particolarmente importante che oggi voi ci diciate cosa pensate e ci diate dei suggerimenti e degli spunti perché vi ricordo, come, come diceva da alcuni vostri colleghi, che questo è, una, è, un, è un progetto sperimentale. Questo, tra l'altro, è solo il secondo anno che abbiamo le frontiere della letteratura. Uh, i, I lincei uh, hanno lavorato su moduli che trattavano appunto la matematica, le scienze e la lingua, ma la letteratura è, eh, esiste da due anni, il, eh, appunto il, il modulo relativo alla letteratura esiste solo nel polo di Pisa alla scuola normale, eh, quindi insomma è importante che capiamo se questa cosa funziona e come può funzionare meglio, quindi insomma eh, niente, vi, vi ringrazio di essere qui e del contributo che ci state dando. È il primo anno di frequenza di questo corso, l'ho trovato molto interessante. Io mi occupo di italiano in un liceo classico, però al ginnasio. Quindi, per esempio, per quanto riguarda i Promessi Sposi, appunto, stiamo leggendo il testo e ora volevo far leggere Storia della Colonna Infame. Ho consultato un po' il vostro sito e ho visto che c'è molto materiale sull'Orlando Furioso e altri poemi epici. Non so se sono stata io a non trovare materiale sulle illustrazioni dei Promessi Sposi. E quindi volevo sapere se era disponibile e appunto se quindi poteva essere in qualche modo reperito. E un'altra domanda è: ho visto una proposta su Bradamante e Melissa come tema da ampliare. E penso di aver intuito che uno può sviluppare quel tema oppure può proporne altri, quindi anche su altri appunto romanzi come Promessi Sposi per esempio, oppure sempre sull'Orlando Furioso. Grazie. Uh, sì, Risp uh, rispo chi risponde? <ride> facciamo. Vabbè, intanto, sì, allora, intanto, sui promessi sposi. No, in effetti, le il, illustrazioni dei promessi sposi non fanno parte del, del, uh, del lavoro specifico che facciamo al CTL, al laboratorio della scuola normale, diretto dalla professoressa Bolzoni. Lì, ci occupiamo esclusivamente dell'Orlando Furioso e di una serie di poemi cavallereschi, eh, diciamo che fanno parte di una galassia di testi eh, affini all'Orlando Furioso. Per cui il lavoro di ricerca specifico non prevede Furio, ehm, i professori sposi, e quindi per questo no, non li hai trovati sul sito perché non ci sono. Eh, si possono trovare, a parte l'edizione di cui parlavo anche l'altra volta, ovviamente, ma anche ehm, in, su Wikipedia ci sono tutte le immagini cioè tu, il testo integrale con tutte le immagini anche con la loro collocazione originale. Questo per dire, insomma, può essere uno strumento. Per quanto riguarda i percorsi ehm, di CTL Scuole, naturalmente relativamente all'Orlando Furioso possono essere ampliati, proposti altri percorsi, insomma è apertissimo da quel punto di vista. Uh, non avevamo pensato originariamente però a un'estensione che, che andasse al di là del corpus, anche perché il senso originale della proposta era quello di poter utilizzare i nostri materiali, cioè quelli che, utilizziamo, che abbiamo studiato e che abbiamo messo a disposizione. Chissà che in una proiezione futura si possa anche pensare a un allargamento di questo tipo, però per il momento la nostra idea è quella di restare all'interno di quel corpus, naturalmente con allargamenti ed utilizzo di altre immagini che magari non sono sul sito, ma che riguardino però sempre quel tipo di testi. Ecco. Giusto una cosa, è per capire il senso mh, di quello che diceva prima Paolo, eh, al laboratorio che noi abbiamo adesso eh, stiamo lavorando ad un progetto europeo che pre... Prende praticamente gran parte o quasi tutto il nostro, il nostro lavoro e questo progetto è sugli argomenti che vi diceva Paolo. Questo non significa che poi singolarmente ogni ricercatore e ricercatrice sviluppi i suoi percorsi e le sue attività, però, soprattutto per quello che riguarda i prodotti multimediali, lo sviluppo di un prodotto multimediale come può essere l'archivio digitale nostro richiede un lavoro di gruppo e un impiego di risorse umane. Mh, grosso, eh, per cui appunto può essere fatto solo all'interno di un grande progetto con grandi finanziamenti. Che sviluppa un'equipe tra informatici e umanisti, insomma, eh, discreta. Per quel motivo si trovano soltanto prodotti di quel tipo. Ecco poi le ricerche di, di ognuno vertono magari anche su altro. E, e rispetto a quello che dicevi prima, ancora di più, ecco sicuramente una cosa che avevo già pensato, avevamo già pensato prima ancora che finissero le lezioni. E che forse conveniva pensare di ampliare i ct alle scuole che è la parte invece dedicata ai percorsi prodotti all'interno delle scuole eh, eh, però tenuto insomma gestito da noi a, non solo all'Orlando Furioso ma anche ad altri, ad altri percorsi didattici insomma Io volevo Proporre anche una riflessione sia sul corso, in generale, volevo parlarne anche con i colleghi. Uh, penso che dal primo pomeriggio ehm, è stato fatto un po', come dire, un, un quadro generale che poi si è riverberato durante gli altri incontri, ovvero la riflessione sulla memoria. Io eh, insegno in una scuola professionale assai difficile, un po' di frontiera come si suole dire, per cui è eh, all'ordine del giorno la problematica di come. Adattare i contenuti, i livelli dei contenuti alla comprensione e alla memoria anche eh, dei, nostri, dei, no dei nostri studenti. E penso che sotto questo aspetto è stata un'esperienza molto positiva, eh, perché le lezioni, a cominciare dalla prima, che secondo me ha fatto un po' uno sguardo generale e ha introdotto un po' questa problematica sulla memoria, e le lezioni successive. Hanno poi eh, proposto con la didattica anche per immagini, mi riferisco soprattutto alle prime due, e poi con una proposta aperta, quella di Serena Pezzini, e nella mappa concettuale e vari nodi che si svolgono, ha fatto delle proposte di metodo che possono essere utilizzate in diversi modi. Ora, la questione della memoria richiama a mente tante, tante cose. Eh, ci sono diversi dibattiti ultimamente sulla, eh, nel mondo della scuola, nel momento in cui viene prodotta come risoluzione un po' magica, magica quella dei dispositivi multimediali, le varie LIM, eh, l'uso del computer, eh, spessissimo queste vengono appunto quasi imposte ultimamente, c'è cioè quasi questa tendenza e... Mh, eh, la riflessione che volevo fare era poi fondamentalmente che eh, eh, mi viene in mente Umberto Eco che è un oratore che non, non è proprio tra i miei favoriti, però eh, forse è stato uno dei primi a, a, a allertare contro questa eccessiva eh, eh, proliferazione di mh, prodotti digitali nel momento in cui la memoria diventa software esterno, nel momento in cui... Si perde la gioia di memorizzare e la memorizzazione è quel momento in cui il contenuto, il testo diventa parte di, se, di te stesso e spesso si delega all'esterno, al software, all'appunto anche, alla mappa concettuale o, o al dispositivo digitale, pronto in qualsiasi momento per farti ricordare a te insegnante o a te studente eh, quella cosa che non, sei, che non eri riuscito a fessare dentro di te. Ora, e questo ha delle ricadute didattiche notevoli, uh, io penso che la memoria, come per esempio parlava Daniel Pennac, che è stato insegnante, è stato insegnante e ha scritto un diario di scuola molto interessante, c'è una parte eh, verso la metà in cui parla del fatto che lui con un, in una scuola simile alla mia costringeva proprio, ora non voglio costringere nessuno, però i suoi allievi a imparare a memoria brani che potevano essere per for a fortuna o brevi o lunghi e questo proprio per abituare i ragazzi a interiorizzare i contenuti, a farli diventare parte della propria vita nel momento in cui venivano mandati a memoria. E ho trovato questa cosa molto affascinante anche se non ho mai fatto questa cosa all'interno della mia scuola e <ride> non so neanche se ci riuscirei, <ride> però no, mi dico di no. Ecco. Sì, non l'ho fatto, ma vorrei farlo, vorrei farlo prima o poi, non è certo un vezzo quello mio di fare la citazione comunque. Eh, no, proprio per sottolineare l'importanza dell'interiorizzazione dell in questo senso. Ecco, mi sembra un esempio valido. E' nulla. E quindi eh, invece penso che Um, il, la, la storia, la letteratura per immagini con le stampe o con le quasi tridimensionalità dell'Orlando Furioso eh, possa essere un ottimo, un ottimo mezzo da declinare però poi nella vita di tutti i giorni e nell'attività che possono essere anche difficili. Ecco. Grazie, grazie mille. Facciamo subito una replica. Io mi volevo ricollegare a quanto detto dal collega, perché nel, vabbè, nella diciamo, carriera di insegnamento sono passata da licei classici, scientifici, un professionale, scuola abbastanza difficile, e ora in un istituto per geometri. Le vostre lezioni sono state interessantissime. Per noi, ovviamente, spunto approfondimento, come diceva giustamente anche Serena, eh, da pizzicare, ma anche insomma, voglio dire, da prendere e spargere poi nelle nostre lezioni. Ovviamente, poi ci troviamo a fare conti con realtà che sono talvolta molto difficili, molto particolari. Eh, con questo non voglio fare differenziazioni fra le scuole, però ovviamente l'utenza di un professionale sono ragazzi con aspettative di tipo completamente diverso, con sostrati culturali completamente diversi e familiari. Mm. Con tra l'altro l'inserimento di ragazzi di SA eh, 104, per cui a volte ti poni proprio, non so se sto... Esprimendo solo una sensazione mia o se è comune agli altri colleghi, ti poni proprio il problema di come trasmettere queste che sono veramente le colonne portanti della nostra letteratura e che dispiace quasi non poter far arrivare a queste virgolette nuove, eh, nuove generazioni. Per cui ecco lo spunto che mi è stato dato da questi incontri è proprio quello dell'immagine, cioè come poter. Trasmettere, far passare la lettura dei promessi sposi, per esempio attraverso l'immagine. Una ora io sto pensando a, a un'immagine un che mi è venuta che, che mi sta venendo in mente, il ritratto di Lucia, per cui, oppure l'incontro di Cardinal Federico con l'innominato. In quel caso, siccome sono ragazzi molto abituati, purtroppo si sa, a tener poco in mano un libro, io ho un figlio di 14 anni che voglio dire legge, però non quanto facevamo noi. Quando è morto Umberto Eco, io gli ho rinfacciato ben bene che il nome della rosa l'ho letto quando avevo la sua età. Mai i ragazzi si sognerebbero di fare una cosa del genere, però ha una memoria molto visiva. Perché? Perché fanno uso dei videogiochi, perché sono fissi al computer, per cui penso che queste lezioni possano almeno darci lo stimolo, l'input per dire beh, perché non posso far passare anche promessi sposi ad un professionale o in scuole dove. Rispetto ai licei si presuppone che questo sia un pochino più difficile. Ecco, questo sinceramente credo che possa esserci utile in questo senso. Sì, una cosa molto velocissima. no, no, ma Per lui è bello. No, vabbè, il me era più che altro così un... Um... C'era prima mi sa la collega. Eh lo so. Non è un problema, se solo una situazione logistica si può risolvere facilissimamente. Ma si può girare tranquillamente. Eccoci. Vabbè. Ora al di là del, del setting, no? Sono... Ora, sono, sono d'accordo un po' anche con la questione del contesto difficile e non difficile. Io, mh, per quanto riguarda la mia esperienza, che può valere pochissimo, eh, anche per insomma, tutti quanti i colleghi, l'ho presa anche un po' egoisticamente come la possibilità mia di poter uscire un po' dal, dalla routine di obiettivi da raggiungere, di eh, registri da compilare e quindi... E la possibilità di fare un corso, che comunque è un corso anche di aggiornamento mio, su questioni che comunque mi interessano, che mi hanno aperto nuove prospettive, da cui posso eventualmente attingere, no? questioni metodologiche, spunti, posso essere pizzicato appunto, mi piace molto il termine, pizzicato perché rende bene no? l'attenzione però molto precisa e concisa su un punto preciso, poi se ne fa quello che si può, anche perché ritengo che, insomma, e si è visto anche durante, le, durante i lavori no? che sono stati presentati da parte vostra, se non c'è un minimo di trasporto emotivo penso che la comunicazione non avviene e questo vale anche per noi, con i ragazzi. L'idea dell'insegnante dell che più ci ha dato, eh, almeno personalmente, e penso valga per tutti, è proprio quello dell'insegnante che quasi si commuoveva no, nell'esporre le, eh, le proprie lezioni. Intanto vero che anche chi era il più disinteressato di questo mondo, di compagno di classe, diceva lo ascolto perché comunque si vede che c'è quel trasporto emotivo. Quindi eh, fondamentalmente, appunto, il, innanzitutto questo corso l'ho preso come una cosa, egoisticamente parlando, come una mia possibilità di uscire un po' dalle mura anche a volte strette dell'istituto scolastico, che sia eh, la scuola più bella del mondo e più perfetta, scusate, il, però per rendere l'idea, no? eh, che sia la scuola perfetta o che sia la scuola più scapestrata, eh, io ho bisogno anche un po' di uscire e di arricchire la mia... La mia mente, il mio, il mio cuore, la mia anima, eccetera, eccetera. E, e poi è chiaro che ci sono gli spunti. È stato dichiarato sin da subito, appunto, la, anche la, la professoressa Bolzoni l'ha dichiarato immediatamente che non voleva essere un corso di didattica della letteratura, ma è, appunto è semplicemente una, un, una nuova prospettiva, un nuovo modo di vedere anche la letteratura attraverso vie che si pensavano. Sì, magari all'avanguardia, che poi in realtà eh, come dire, il rapporto immagine-testo è sempre stato alla base no, del, di tutto quanto. Quindi, fondamentalmente, questa era la, la mia riflessione. Era più che altro per sottolineare l'aspetto egoistico della mia frequenza a questo corso. Poi, benvenga tutto il resto. Allora, buonasera, io sono Costanza Benvenuti, insegno al liceo scientifico di Viareggio insegno da 31 anni con esperienze varie anche fuori dalla toscana. Io ho trovato interessante come tutti il vostro corso, però io continuo a vedere una certa distanza tra quello che voi proponete e quello che noi facciamo sul campo. Noi siamo in trincea. Allora, per fare un esempio... Riguardo ai promessi sposi, per esempio, la prima cosa da far capire ai ragazzi è che Don Abondi è un prete, Don Rodrigo è un laico. Noi siamo a questi livelli io insegno in un liceo scientifico. Tra l'altro, non credo che poi attualmente ci sia tanta differenza tra l'utenza di un professionale e quella di un liceo scientifico. Eh, I... eh, Va bene, io non l'ho riscontrata. Mm? Io non l'ho riscontrata. Quindi... Se è vero che questo corso non aveva come obiettivo la didattica della letteratura, ok, abbiamo preso degli spunti, va bene, però eh, secondo me ci sono dei grossissimi problemi nell'insegnamento della letteratura italiana, sono un, principalmente riguardano la comunicazione, quindi la mancanza di lessico che significa la mancanza poi di concetti. Quindi è difficilissimo far passare la lezione, far capire cosa di una lezione è principale, cosa è secondario. Abbiamo poco tempo tutto sommato a disposizione perché siamo sommersi dalla burocrazia, è già stato detto. Di conseguenza ai ragazzi poi rimane poco. E la mia esperienza fondamentalmente è negativa sui percorsi trasversali. Secondo quella che è la mia esperienza, funziona un percorso didattico cronologico. Forse in quinta si può tentare un percorso trasversale che leghi eh, autori diversi o problematiche diverse fra di loro. Quindi vorrei che voi faceste questa riflessione: perché altrimenti poi l'utenza che voi arriva è di questo tipo, eh. Quindi l'utenza che arriva poi all'università ha questi problemi di comunicazione che non sono da poco. In tutti i campi questo è un problema sia a livello scientifico sia a livello letterario. Questo volevo dire. Mi volete far parlare? Forse diciamo qualcosa, facciamo un attimo il punto su quello che è stato detto e poi su. Eh, Mm, Riguardo alla questione della distanza, è, in, è difficilmente colmabile, sicuramente, in questo ambito. Io sono sicura che sia, cioè che quello che facciamo noi e l'ambiente eh, lo collego anche a quello che è stato detto prima, nel senso che anche per noi questa è un'occasione di uscire dalle nostre mura, anche se siamo dentro le nostre mura. Da un punto di vista del luogo, però è il modo per uscire invece, come vi anticipava già Paolo, prima da eh, dinamiche, modalità, codici comunicativi che sono quelli accademici sostanzialmente no? e universitari se non altro. Ehm, sicuramente, eh, come dire, non posso pensare che qui dentro si riescano, almeno che noi possiamo risolverli. magari noi e voi insieme sì, noi da soli no. Uh, il gap che si crea tra quello che noi vi diciamo e come poi potete metterlo in pratica lì. Forse però, e questo credo che sia lo scopo del, del, di, questi, di questi incontri, non solo di questo oggi specifico, ma proprio di tutto eh, l'idea dei lincei nel creare questa, uh, questa didattica per, per gli insegnanti, sia proprio di colmarlo attraverso un dialogo tra noi e voi e quindi. Aiutarci reciprocamente. Io sono molto contenta delle cose che, che lei sta dicendo. Tra l'altro, cioè, mi fa impressione perché lei insegna nella scuola che io ho fatto, perché io ho studiato liceo scientifica a Viareggio. <ride> È bello. E, e sono qui, e sono qui. Sono qui, ma no, no non credo, sono più vecchia di quel che sembra. Eh, volevo dire però per rendere anche propositive queste cose, che probabilmente io non, non, so, non sono sicurissima, però credo che mh, purtroppo la didattica della lingua italiana quest'anno qui al Polo di Pisa fosse solo destinata alle scuole elementari e medie. O sbaglio? Cioè, forse una richiesta positiva rispetto a, alle cose che lei ha detto adesso sarebbe di attivare la didattica della lingua, se quella è anche la carenza, anche per le scuole superiori. Questo, cioè noi ci possiamo fare i portatori e voi anche scrivendolo all'interno dei questionari, di una richiesta affinché eh, la didattica della lingua italiana eh, venga, il modulo dedicato alla didattica della lingua italiana venga destinato, anche, venga fatto anche un modulo per gli insegnanti delle scuole superiori, sdoppiandolo chiaramente perché è, è diverso, però ecco, questo penso che sia già un modo per... Magari venire incontro a tutta una serie di cose. Questa era l'unica cosa che volevo dire. Io non so se Ale deve aggiungere. Beh, semplicemente, appunto, mh, una uh, considerazione, diciamo, ancora più generale sul, sul progetto dei lincei. Che se si. No, non voglio fare la spiega lunga, ma semplicemente dire che se si guarda all'organizzazione generale, anche il corso dedicato all'insegnamento della matematica fin dalle elementari, dimostra che questo problema evidentemente di lessico, di comunicazione, di argomentazione, è un problema che è percepito. È chiaro poi, eh, un corso di didattica di letteratura si struttura in modo inevitabilmente diverso da un corso di didattica di lingua. Credo che però ci siano inevitabilmente delle proficue tangenze che si possono, eh, che si possono trovare, una, forse un paio, tre, di modi, appunto, pensiamo che qualcosa sia, uh, pensiamo di averli quantomeno pizzicati senza fare troppo male. È chiaro che però, <ride> no, no, eh, troppo no. È chiaro che però, appunto, come dicevo all'inizio, um, è importante per noi anche capire come, quanto e fin dove. Eh, per esempio eh, rispetto all'organizzazione dell'anno scorso, una cosa come i promessi sposi o eh, gli aspetti di letteratura contemporanea sono, li abbiamo inseriti e quindi abbiamo fatto delle cose apposite proprio perché venivano da una richiesta specifica. Quindi più richieste vengono, più noi nelle nostre possibilità chiaramente cerchiamo di Rispondere o, quantomeno, cerchiamo di far fronte con i colleghi, con gli amici, con tutti questi che sono in questo grande progetto di, di, di trovare una soluzione. Quindi eh, è un favore per noi, ma se è un'esigenza vostra, appunto, e se questa cosa vi è piaciuta, appunto, fatelo diventare anche un favore a voi stessi. Il progetto dell'Ince per le scuole serve a questo. Noi vi abbiamo dato degli spunti, delle ispirazioni, una piccola cosa come può essere CTLE Scuole, nulla, assolutamente nulla rispetto alle problematiche serie che le indica, però appunto provare un confronto molto brutale tra un testo come il Furioso e una tradizione millenaria di immagini che c'è dietro. Forse non fa scattare una piccola curiosità, ok, i problemi di eh, programmi interdisciplinari vanno presi con mille cautele, con mille pinze e siamo tutti d'accordo, però proviamoci. Una volta non è andato bene, una volta non è andato bene, una volta non è andato bene, alla quarta, santo cielo, forse qualcosa verrà fuori. Proviamoci, ok? Comunque, segnate tutto, tutto, tutto. Grazie mille. Allora, io eh, non nascondo il fatto: cioè, complimenti a tutti quanti perché avete fatto molto bene, e poi io insomma sono un po' sulla sua linea. Per me è stato un polmone, diciamo, no? Importante. E, però non nascondo la mia, il mio favore per l'Ada Prospero Gobetti, perché <ride> mi è particolarmente piaciuta, anche perché insegno, come dicevo, no? Le dicevo storia e filosofia, quindi insomma, questo ambiente. E, però. Da quello che dicono i miei colleghi mi sembra di percepire una cosa che comunque tutti molto abbiamo capito, forse anche voi sapete bene. Cioè la scuola. Questo è un periodo storico molto mh, grave per la scuola italiana, perché sta mutando il suo DNA. E se noi non riusciamo a gestire questo momento di transizione profonda, rischiamo di perdere ragazzi e quindi di perdere anche il dialogo che noi abbiamo con loro, anche perché considerate che la scuola media superiore per per un po' di tempo, ha avuto anche un po' l'opinione pubblica contraria. Diciamo. Noi abbiamo anche queste, questa difficoltà a parlare con i genitori, abbiamo eh, ragazzi che sono sempre più eh, bisognosi di aiuti da un, da un punto di vista proprio sociale, ed è umano e stupefacente che all'interno di un polo universitario, cioè l'unico polo umanistico, è quello di Pisa, cioè come li vogliono questi ragazzi anglofoni, li vogliono eh, studiosi di matematica e di scienze, perché molto probabilmente si sono accorti che la matematica e la scienza è qualcosa che deve essere, eh, però la parte umanistica che da sempre è stata il fiore all'occhiello dell'Italia, no? come formazione, come promozione di un umanesimo proprio integrale, Ecco, quindi è questo che secondo me... Bisognerebbe sfruttare. Quindi questa cosa che voi avete creata, l'Accademia con, con, con la scuola, questo rapporto, ecco, secondo me è un'occasione da non perdere perché eh, potrebbe, eh, intanto il, il mezzo visivo, l'immagine me, è innegabile l'importanza che, che ormai ha per i ragazzi e c'è poco da fare. E ecco, noi io ah, sono la prima a dire, però eh, capisco bene che un PowerPoint, un video, insomma qualcosa eh, riesce ad attrarre maggiormente la loro attenzione. Attenzione. Quindi ritengo che per quanto ci riguarda diteci come possiamo fare per cercare di promuovere presso i nostri, con i nostri mezzi, diciamo, no? sottolineare l'importanza di questa cosa che è stata realizzata. Grazie. C certo, sì. Per chiacchierona, eh. C'è qualcuno che mi conosce, lo sa, che parlo tanto. Io però volevo dire questa cosa. Essendo profondamente convinta che noi insegnanti dobbiamo rinnovarci, ovviamente anche se gli argomenti sono quelli che tutti abbiamo studiato, però il modo di insegnare è diverso. Per cui non contenta io quest'anno, non so se c'è qualcuno che qui in sala vi partecipa, eh, mi sono infilata in un corso in dire sulla didattica laboratoriale che è partito a settembre, non so se ne avete sentito parlare, finirà a luglio. Ora riguardo a certe metodologie, io sono un po' scettica, nel senso che eh, non è poi così facile metterle in pratica. Si predica molto il concetto di flipped classroom, cioè la classe capovolta, no? Per cui sembra che questi ragazzi, cioè che noi dobbiamo fare lezione sulle mani e che i banchi debbano essere. ma io vabbè, quindi anche lì si lavora a isole, però chiaramente io insegno in una scuola dove, insomma, essendo vecchio, me... Insomma, una vecchia scuola, tutto, ma voglio dire, ci sono i banchi e invece lì presuppongono no, tutti questi banchi che poi vanno a formare l'ottava. Questa flipped classroom quindi lavoro a gruppi, classe capovolta. Altro tipo di didattica è il debate, cioè porre di fronte ai ragazzi l'argomento e quindi insegnar loro a dibattere. Per cui poi l'insegnante si trova, come diceva anche la collega, con le sei ore che ha di italiano a dover fare veramente delle acrobazie, quindi a cercare, d'altro lato, quindi cercare di... Quindi, conciliare un insegnamento tradizionale che poi credo sia un po' quello che abbiamo avuto tutti e, che mi sembra, oh, eh, voglio, e al quale mi sembra tutti siamo sopravvissuti, e questo insegnamento ci sono le famose aule cioè 2.0, per cui anche lì devi, le lim. Ecco come si potrebbe, mi immagino, uno, uno qualunque di questi argomenti, prendendone proprio uno, a me sono piaciuti tutti e quattro, devo dire come si potrebbe davvero proporre in maniera così innovativa a livello di didattica laboratoriale. È uno, una palla che getto e che ovviamente spero sia raccolta da chiunque dei colleghi che sono qui. Cioè, quindi evitando la lezione frontale, come con una flipped classroom io posso proporre ai ragazzi eh, ecco, questo. Tanto per mettere ovviamente sul fuoco più eh, proposte. Grazie, Ora, Zitta. Grazie. Io sono un insegnante di un liceo scientifico e ho apprezzato questi corsi per me, nel senso che eh, approvo un po' quello che ha detto la collega, è difficile pensare a una ricaduta immediata forse anche per una mia inadeguatezza, nel senso che se vedo bene la ricaduta sull'intervento del diario partigiano che ho comprato, quindi sono intenzionata a leggere <ride> e a proporre, perché vedo bene lo schema come possa essere applicato in una classe, io insegno in una quarta attualmente, allora ehm, è un po' più difficile invece vedere l'applicazione su altri due corsi. Premetto che mi è mancato quello sui promessi sposi, che mi hanno detto è stato molto interessante, molto bello e mi dispiace. Avevo un consiglio di classe a cui non potevo assolutamente mancare. Per gli altri due mi sono venuti del, degli spunti, per esempio per quanto riguarda l'Orlando Furioso, e avevo accennato l'altra volta al docente, eh, mi è venuto in mente anche come ehm, o quanto sia stato anche letto politicamente l'Orlando furioso attraverso quelle incisioni, cioè considerando il periodo eh, veneziano, considerando quello che era il contesto storico, considerando che eh, l'Italia era diventata luogo appunto di eh, barbarie, insomma, di lotte eh, straniere. Rimandare questa forma di rinascimento collegandole alle famiglie eh, importanti dell'epoca ecco, può essere una rilettura di tipo politico? Come si può applicare una cosa del genere in un contesto scolastico? Per quanto riguarda, non so se sono stata chiara, cioè, no? No? Eh, cioè che tipo di immagini, a me veniva in mente quello che, eh, di cui aveva parlato la volta scorsa, eh, quei passi ehm, fantastico reali collegati al canto 33 e quindi le guerre d'Italia di quel tempo che erano eh, rappresentate attraverso, se non ho capito male, immagini anche di signori di quel tempo. Nel senso la stessa operazione per intenderci, non so che faceva Raffaello con la mh, scuola d'Atene o Michelangelo con la cappella Sistina, in cui c'erano dei personaggi del tempo. Quindi una fruizione di immagini che non è innocente ma eh, è finalizzata a un certo tipo di fare politica. Per quanto riguarda Dante, invece mi, mi spiace che manchi la professessa Bolzoni perché io invece il giorno dopo, nei giorni successivi, ho voluto una ricaduta molto rapida sulla mia classe, sulla quarta, perché in terza si studia l'inferno in quarta noi facciamo Purgatorio e Paradiso, ovviamente soltanto un'antologia dei canti. E quindi parlando della memoria, quindi la memoria dell'oralità, la memoria della scrittura, ho chiesto ragazzi quali erano i versi che erano rimasti più impressi eccetera. Perché la Divina Commedia può essere può diventare memoria collettiva, no? Come aveva detto memoria di immagini. Tutti ricordavano i versi dell'Inferno o di passi dell'Inferno. Per cui la deduzione lineare dei ragazzi è stato Dante ha voluto creare un percorso più semplice proprio perché arrivasse anche al popolo, fosse affine al discorso dei predicatori del Medioevo, man mano che si allontanava il purgatorio diventa più complesso, il paradiso eccetera, quindi lui è un autore selettivo. <ride> cioè è interessato soltanto a far passare un messaggio di ehm, di didattica, diciamo di insegnamento, soltanto per un percorso della sua opera. Può darsi, ripeto, che abbia sbagliato, ma queste sono le suggestioni che ho raccolto e ho riprodotto. Grazie. Il trentatreesimo canto. Beh, no, eh, diciamo che lì non è. Immediatamente eh, il legame non è così immediato, nel senso, eh, ci sono delle serie di rappresentazioni belliche che sono evocative e che non sono riconoscibili, ehm, il legame può avvenire anche quelle, non solo chiaramente quelle che vengono fuori dalla rocca di Tristano, ma quelle dipinte in alcuni casi, sono veramente soltanto degli accenni di scontri, di gruppi, quindi non si capisce veramente eh, cosa, cosa possono essere, si può intuire che rispetto al discorso del testo, che sono quelli. Però se nel corso del tutto il Cinquecento. Questi piccoli frammenti sono riusciti comunque a far scattare nei lettori questo legame che esisteva con una realtà ben presente. Quelle testimonianze degli affreschi fittizi delle guerre d'Italia possono stare accanto non alle rappresentazioni dei cicli di affreschi di signori eccetera eccetera e in quell'uso politico, ma come rappresentazioni evidenti di quella situazione che lei indicava. Quindi magari con un passo ulteriore che deve essere mediato, però il legame comunque c'è e quando si mostra insieme una cosa e l'altra, la guerra rappresentata e la guerra che succede subito gli accanto, illustrata. Beh, il confronto. Inevitabilmente, al di là di una colonna, quando c'è solo una colonna a separare una situazione, il confronto è immediato, addirittura probabilmente nella De Franceschi certe cose, l'ultima edizione, certi episodi della guerra possono essere probabilmente anche riconoscibili, però senza voler entrare così nel dettaglio, ci sono delle testimonianze di dramma, quel dramma è vissuto eh, rispetto a... Vissuto dagli italiani che sono le... da chi legge Il Furioso durante il Cinquecento. Italiani quali? All'epoca difficile. Da chi legge Il Furioso nel Cinquecento. Sono eventi conosciuti, sono eventi noti, sono eventi che lasciano la loro scia per tutto il tempo. Semplicemente far riflettere come rispetto a una vulgata critica tradizionale la sublime armonia, la pace, la tranquillità di questo poeta che cerca così che rappresenta un ideale di equilibrio, fargli vedere come in realtà all'interno del testo ci sono delle tracce che sono state colte immediatamente che fanno reazione e che condizionano in questo senso il rapporto del testo con la storia. Anche questo è un piccolo dettaglio, minimo, ma fargli vedere come letteratura e storia sono lì, si toccano, si guardano. E una influisce l'altra, non solo la influisce storia sul testo, ma anche quando si ritraduce in un altro codice, ovvero la rappresentazione figurativa. Che spero almeno appunto un piccolo... Sì. Ok, perfetto. Sì. Non c'è cosa più difficile da far capire ai ragazzi qual è il parallelo tra la letteratura e la storia. Prima di tutto perché quello è un periodo storico particolarmente complicato. In secondo luogo perché hanno come delle barriere per cui studiano compartimenti stagni e li fa collegare. Un asinello storico. Ah, è lo stesso, ci riesca a parlare. No, no. La no. La Far collegare in modo sensato un avvenimento letterario a uno eh, storico è estremamente difficile. Voi non avete la più pallida idea di quanto sia sempre più complicato. Per questo sono i ragazzi di oggi tanto più interessati alla letteratura coeva e a quanto c'è di più vicino a noi. Quanto più la proiezione storica li allontana dall'immediato, tanto più questo programma è difficile. Questo perché eh, io tratto della realtà effettuale, eh? non della scuola come dovrebbe essere, della scuola com'è, mm? quindi è così. Eh, sì, bene. No, a me sembra evidentemente questo è uno dei nodi, no? Mi sembra evidente, cioè, questo è uno dei nodi chiarissimi. Noi ci siamo interrogati molto, davvero, su questo, cioè, su. Su quale dovesse essere il registro, su quale dovesse essere il livello di approfondimento, eccetera. Però è, cioè, va sempre tenuto in considerazione che eh, come dire il nostro pubblico eravate voi, no, non, non gli studenti. E sarebbe stato forse anche un atto di presunzione il nostro dire a voi cosa andare a dire in classe. Perché naturalmente noi dobbiamo come dire, parlare a voi e anche eh, tenere in in considerazione le vostre competenze e le vostre esperienze che sono estremamente diverse dalle nostre, ma che possono, come dire, agganciarsi alle nostre. È una catena, cioè saltare questa mediazione sarebbe stato, come dire, non cogliere il punto di, questo, di questa iniziativa, nel senso, no? È una catena di trasmissione. E, e, e nessuno assolutamente vuole sottovalutare il, i, i problemi enormi di, di, di comunicazione, di impostazione, di programmazione che ci sono a scuola. Però è, è stata proprio no, anche probabilmente una scelta quella di dire cioè, noi, noi dobbiamo rivolgerci a voi innanzitutto e, e, e come dire fare leva su quello che voi potete poi elaborare, trasmettere, filtrare, altrimenti come si, per, si, si appiattiva tutto diciamo, su, sul passaggio finale, invece questo forse era proprio eh, quello che, 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 che cioè era il contrario dello spirito dell'iniziativa. Poi, ripeto, mh, con questo non voglio dire che eh, non si può modificare, aggiustare il tiro e venire incontro. E, e, venirci incontro, dialogare ancora su come questo, questa catena di trasmissione può essere potenziata. Però allo stesso tempo secondo, secondo noi è importante lo sforzo di non appiattirla. Cioè, io non spiego a voi eh, la, la, la differenza tra Don Rodrigo e Don Abbondio perché voi la conoscete, no? E quindi ma non, non lo dico per giustificare la mia, adesso ho fatto l'esempio, o, o quella tra letteratura e storia, ma come dire, cerco di... Eh, dare degli, degli elementi per perché questa cosa possa essere rilanciata nella vostra pratica. Ehm, tutto qua, mh, ripeto, ma non è assolutamente, cioè non voglio è, è che sia una contrapposizione tra di noi. Sono d'accordo con lei, sta di fatto c'è questo gap. Sì, 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 e, e, e ripeto. È eh, dato di fatto: sì, che sì, esiste. Ripeto, eh, ripeto, è uno dei nodi e continuo a dire, è una delle cose che sicuramente eh, come dire, teniamo di questa esperienza e anche sulla quale continuiamo a riflettere, questo non, non ci sono dubbi. Okay. Sì, 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 certo. <ride> no, no, prego. Allora, il, dunque. Anche io insegno in un liceo scientifico, anche io insegno in una, quarta, una seconda, una quarta e una quinta, quindi Promessi sposi, Orlando Furioso, tutto. Allora, l'Orlando Furioso, Pacchietto non completo. ho il problema della signora, perché i ragazzi una volta che la, non sentono la distanza, stranamente, non sentono la distanza, se si, eh, se, si se, se si prova, io provo. A farli leggere i premessi sposi alla luce di un saggio di Calvino dell'81 perché leggere i classici. E quindi diventa una cosa dove loro si riconoscono perché eh, l'Orlando Furioso è universale, vuole essere universale. Appunto racconta la storia di Orlando per raccontare la storia di, eh, di, di Ariosto stesso. No? Quindi i ragazzi questo lo percepiscono all'incirca va bene, ha detto all'ingrosso proprio, detto e questo ragazzi riescono a percepirlo, quindi eh, ci sono strategie per, per veicolare il, lo studio, l'interesse, l'amore anche per questo, per questo testo, un amore che può essere fatto attraverso l'edizione oppure le messe in spazio, perché una volta che i ragazzi... In, Fanno una rappresentazione, delle, provano a rimettere in scena i primi sposi, se ne innamorano e magari lo leggono anche. Incredibile ma vero. Il, quindi mi sono rimasta però poco interessata dalla, dalla prospettiva che mi avete, avete dato voi. Cioè, per me la ricaduta didattica era poco, poco interessante. E questo è il, i promessi sposi, molto interessante, molto bellino, perché c'è la, la questione della visione, dell'immagine, dell eccetera. Però anche qui ha bisogno di, uno, di, una, eh, di una programmazione lunga fatta su quelle. Non lo so se mi vale la pena di utilizzare per affrontare i promessi sposi quel, quel, eh, quel veicolo perché come dicevo l'altra volta che il, le rappresentazioni che ci vengono proposte sembrano piuttosto slegate poi da quello che vuol dire eh, Manzoni stesso, sembra non accorgersi Manzoni che lui dentro il testo fa i ritratti che si richiamano e ci ripropone dei ritratti che non hanno niente a che fare. E allora poi c'è il problema che si vanno a prendere quelli che rimangono nei magazzini. Quindi il lavoro non lo so se è così interessante. La, il, il, terzo, il terzo intervento, che, quello della Bolzoni, è, è molto brava, la signora è bravissima, però non ci ha raccontato assolutamente niente di nuovo. E le, la, la cosa che diceva la, 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 la signora. È interessante, ma non ho capito quanto è letterario. Cioè, devo prendere quel testo lì rispetto a quel... A, io non lo conosco il testo, quindi come ha fa, come fatto Carla, lo comprerò e vedrò. Però, se, se, devo, se devo fare un'operazione letteraria, è proprio quello il testo che devo andare a cercare per quel momento storico e per quello che mi vuole trasmettere. Vuoi dire? Ah, sì. Ecco. Dunque, le cose che state dicendo sono tantissime, io non so da quale, da quale partire. Eh, prima cosa, per parlarci tra di noi dobbiamo un po' guardarci in faccia, ecco perché mi sono girata, però sono l'unica. Eh, poi noto un'altra cosa è che ognuno ha detto una cosa, scusa se mi sono un po' risentito quando hai citato Pennac per poi non applicarlo, io ti chiedo scusa, però è così, eh, sono dibattiti che poi non sono dibattiti, ognuno dice la sua e cade nel vuoto totale. Allora cerco di riprendere un pochino quello che dicevi che Umberto Eco allertava. Quello, a parte che verbo se, se mi permetti, non mi piace, Umberto Eco ci ha allertato sul pericolo dei mass media, ma a parte quello, come non mi piace che ci hai chiamato pubblico, a noi siamo il, tu hai detto voi siete il nostro pubblico, io mi offendo un po' se uno mi dà del pubblico, scusa, eh. così io sono... Io sono... Eh, no, il pubblico oggi il pubblico perfino la politica diventa, parla non più di elettori ma di pubblico per me è una parola che si è un po' sporcata riflettiamoci riflettiamoci è diciamo il termine specifico della tradizione retorica c'è l'oratore cioè... ma è, ma è, è... E chi ascolta quindi è una funzione binaria ok eh, ma non dovevamo non essere troppo accademici, siccome qua stiamo dicendo, io lo dico: l'hanno detto qua, che le lezioni erano un pochino accademiche, e infatti torna col fatto che eravamo il pubblico. Vabbè, a parte. No, ma guarda che riflessioni sulla lingua, riflettete cos'è il popolo, cos'è la casa delle libertà, cos'è il pubblico anche politicamente. Comunque, torniamo a Umberto Eco che tu hai citato per dire che mettiamo in guardia da quei certi pericoli. Ora io avrei da dire tantissimo su questa cosa, però vedi che è caduto nel nulla. Adesso io, cosa faccio? Non voglio tenere il microfono mezz'ora. Ti dico solo che io avrei da dire sul fatto che la memoria può essere un hard disk. E quindi io non mi devo più ricordare tante cose. Io le posso, ma ho più tempo per manipolarle. E a me piace molto questo utilizzo dei, dei mezzi tecnici a scuola. Limo, tu hai detto che ce l'hanno un po' imposta. Magari. Perché più eh, non dobbiamo ricordarci nozioni, anche immagine, no? Quella statua di Canova, eccola, tac, è quella lì, te la faccio vedere. E quindi possiamo avere un impatto emotivo. E io ho più tempo per manipolare e per confrontarci, per confrontarci tra di noi, sono partita da questo, noi dovremmo confrontarci di più tra di noi e per confrontarci tra di noi, a parte la posizione, <ride> anche quelle sedili non si riescono a girare, sono tutte agganciate una all'altra. Mi riallaccio, l'ultima cosa che dico, a quello che diceva lei, anche quello che ha detto lei è caduto, sì, la, la classe è rovesciata. Non è mica male come idea, pensa l'attimo fuggente, no? che vedere le cose da diversi punti di vista e produrre, più che star lì pubblico, qualsiasi cosa, ormai qualsiasi cosa uno dice, se è un politico, se è un economista, vai a una conferenza, tutti applaudono e basta. In quel senso pubblico mi dà fastidio. Invece questo che dici tu è bello perché si può ribaltare. Sono, è, sono i ragazzi che lavorano, che producono su un testo, non prendo le cose, io glielo ho detto ieri, io le cose che vi dico ve le può dire anche online, vai su, c'è Ugo Fosco, ti dice bla bla bla. noi siamo qui insieme perché vi possiate confrontare tra di voi, anche per quell'emozione che dà, non so, l'ultimo verso dei sepolcri, no? Tu onore di pianti, Ettore avrai. E io fino adesso non piango più, ma per molti anni, quando dicevo tu onore di pianti, Ettore avrai, piangevo. E quindi lo sentivano subito, altrimenti che onore di pianti è? È solo una parola scritta. Invece è vero, io gli ho dato onore di pianti a Ettore che è morto per la patria per anni, adesso mi sono molto tolta da queste emotività, altrimenti è come l'infermiere che continua a piangere ogni morto non lavora più. Però per concludere quello che diceva lei della classe rovesciata con questa parola inglese, flip flip. <ride> e il debate invece del dibattito e suggerisco di farlo anche la, le prossime conferenze tra di noi cioè che noi eh, elaboriamo un po', loro ci propongono dei testi, delle immagini quello che vogliono e noi siamo un po' più attivi come un laboratorio, piuttosto che stare a fare il pubblico ecco. sì Il mio è un commento estemporaneo e personale. A me il corso è piaciuto molto, e è piaciuto molto l'approccio perché non è. È il punto debole ma è anche il punto di forza per noi, cioè non cantarsela e suonarsela sempre. Eh, a scuola non abbiamo molti spazi diciamo per parlare dei problemi, mancano le ore a disposizione eccetera 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 uscire dalla scuola e rioliare un po' la capacità d'ascolto di ragionamento, ritornare un po' all'università, ecco, far quella fatica a me è servito tanto, poi con persone abbastanza giovani quindi come dire in grado anche di essere molto fresche nonostante ci abbiano proposto una mole di stimoli veramente enorme, ecco. Poi anche da, da riportare nella didattica. Ma anche se non la riporto nella didattica, io sono molto felice per me. Quindi vi ringrazio estremamente per, per la qualità. Promessi sposi, è, Su, è la ehm, che c'è cioè, l'appunto che ha fatto Io cioè, eh, eh, sì. Mm -hmm. uh, ah, sì, no, forse avevamo già parlato della questione eh, del, dell'immagine, sì, mh, sì, era venuta fuori anche in coda alla, alla lezione. E, mh, e, no, sicuramente rispetto. Come, come dicevo prima, rispetto alla utilizzabilità, eh, ovviamente poi ognuno la, eh, insomma, incontra le sensibilità, i percorsi e quindi su questo ehm, come dire, non c'era da parte nostra un giudizio a priori sull'utilizzabilità. Naturalmente c'era lo sforzo di renderla utile questo sì, però chiaramente poi i percorsi didattici possono essere molto diversi e quindi ehm, su questo non credo, ecco, diciamo, questo, su questo avevo risposto anche eh, l'ultima volta, come dire, non credo che l'utilizzabilità sia minata da questo no, eh, problema dei, dei, dei ritratti o comunque dal... Cioè, uno dei presupposti dell'intervento dell era proprio quello anzi, della, della coerenza, un po' così, del, del, della proposta di Manzoni nel, nel concepire queste immagini. Però ripeto, mh, mh, questo può essere o no un elemento eh, utile per, per, la, per la didattica, non, non, com, come dicevo prima, ecco, non lo è a priori, quindi insomma, può o no essere impiegato in, in dei percorsi. Eh, sul resto, eh sì, e forse su, sul Diario Partigiano, sì, eh, rispetto a Diario Partigiano, eh, dunque, premesso che probabilmente io proponevo anche un approccio a un testo e alla possibilità di lavorarci in un modo che poi è anche applicabile su altri testi che, che scegliete. Quindi questo indubbiamente, nel senso. Poi, in particolare io lo trovavo. Molto interessante e poco conosciuto, per cui mi sembrava che fosse interessante anche proporvi qualcosa che non conoscevate. Quindi direi, boh, provate, vedete se anche per voi può essere. Perché io l'ho trovato estremamente interessante e affascinante e ho valutato anche il fatto che era un testo, come forse non ho ripetuto a sufficienza, ma. Eh, letterario passato spesso semplicemente come un diario alla stregua del diario di Artom di altri diari di partigiani e partigiane che hanno una qualità letteraria sicuramente inferiore, hanno altri eh, mh, valori sicuramente, ma non sono pensati come un testo di letteratura, mentre il Diario partigiano è pensato così, e poteva avere però in più. Uh, il fatto che comunque è la storia vera di una persona vera e questo magari i ragazzi e le ragazze li può appassionare con più facilità che non un romanzo che è tutto di finzione, non lo so, l'idea uh, che è una donna che, di cui possono vedere le foto, uh, il video, le immagini del figlio, uh, mi sembrava che potesse essere un, un, un approccio ecco, per misurare quella memoria di una nazione anche con la memoria di un essere vivente, lavorando su un testo però che può anche presentare degli aspetti interessanti proprio dal punto di vista letterario. Quindi è questo, poi sono sicura che il modo in cui io l'ho presentato e, e l'idea di offrire degli spunti, delle finestre, si possa applicare a un sacco di altri testi, ma questo penso che sia una buona cosa, insomma la, la modularità. No? Ecco questo soltanto. E, e, e rispetto all'accademico, al pubblico, ora non voglio, mh, eh, quello che penso è che magari è un approccio diverso che abbiamo però eh, dei termini, no? non è per fare un discorso accademico assolutamente, ma mh, magari dobbiamo anche riappropriarcene laddove ci vengono rubati per essere utilizzati in maniera propagandistica. Eh, quando Alessandro rispondeva rispetto alla tradizione della retorica, non era accademica la sua risposta, io credo che, che volesse dire sì, ma quel quella parola ha una storia e noi possiamo scegliere di ridargliela anche consapevolmente e, e secondo me questo è importante non solo per la parola pubblico cioè è proprio un, un valore che forse vale la pena ribadire così come di alcuni testi, di alcune immagini, eh, di alcune canzoni, non lo so cioè non esiste solo il dire ok prendetevela io ne uso un'altra no, io la uso e ribadisco che la uso in questo senso qua e quindi è, è, non è una, una butade, è proprio per ribadire un principio e anche sull'accademico invece da un altro punto di vista, sì, ma noi questo siamo, cioè l'idea anche del, del, di questo progetto dell'INCEI è portare l'alta ricerca fuori il più possibile, è chiaro che poi è fatto con grandissime mediazioni anche da parte nostra, però l'idea è... Noi facciamo l'alta ricerca, siamo persone che fanno sostanzialmente ricerca, perché tra l'altro qui dentro di didattica i giovani ricercatori e i giovani ricercatrici non siamo così giovani, ma ormai abbiamo questa etichetta che soprattutto fa stare tutti tranquilli. Noi tanto siamo giovani, quindi anche siamo precari, in difficoltà estrema, però siamo giovani ricercatori. E, e niente, insomma, mh, e sostanzialmente facciamo ricerca. Eh, tutto il giorno questo facciamo e Cerchiamo di portarla fuori dal, dal nostro ambiente, è chiaro che cerchiamo di farlo mh, trovando delle formule, degli schemi comunicativi che comunichino effettivamente, però questo è, cioè stiamo cercando di, di portarvi questo. Ecco. Sì, comunque, nel senso anche per, per, non, cioè, non, per non arroccarci, capi, capisco l'obiezione, eh, diciamo che allora io penso, ho, ho, ho pronunciato la parola pubblico pensando davvero allo spazio pubblico, ma, ma sicuramente andava integrata anche proprio con eh, pubblico e interlocutori, sicuramente, quindi da questo punto di vista siamo d'accordo, penso, non, non credo di... Cioè, l'intenzione con cui ho pronunciato la parola era quella proprio di, della comunità non tanto della comunicazione noi ci siamo messi così perché io ho detto un'altra e noi l'abbiamo accolta infatti, infatti siamo corsi da quest'altra parte sì grazie sì. prometto non voglio dire più niente No, cioè l'impressione è che praticamente sembrava che io almeno non me l'aspettavo, eh, meno male che non è stato così, sembrava che ci aspettasse una sorta di corso di didattica della letteratura italiana. Grazie a Dio non è stato così. Eh, ve ne ringrazio tantissimo. Perché di didattica se ne sente parlare tanto. Corsi di didattica, di questo, corsi, quindi basta. Eh, piccola riflessione in più riguardo alla questione che diceva forse potrebbe essere anche fatto tipo flipped classroom la, e i prossimi incontri. Non lo so perché appunto eh, giustamente eh, sottolineavano il fatto che eh, non possono eh, trasmettere certi messaggi eh, in una modalità che non è la loro come noi non possiamo trasmettere certi messaggi ai nostri ragazzi in modalità che non sono le nostre. Ma sono le nostre? Eh vabbè, quella è una questione di crisi di identità dell'insegnante, quello ce la dobbiamo vedere tra di noi. <ride> Ora, al di là della battuta, no? È chiaro che effettivamente come diceva anche Paolo, noi siamo l'anello di congiunzione fondamentalmente, però se ci pensi tranquillamente, mi permetto di dare del tuo in quanto collega e lo facciamo quotidianamente nel momento in cui noi abbiamo da affrontare un argomento, noi ci documentiamo su quell'argomento, studiamo, eh, approfondiamo, poi però quello che passiamo ai ragazzi sono magari la sintesi, alcuni contenuti e penso che sia la stessa cosa che hanno fatto loro. Io non ritengo che eh, l'Orlando Furioso o il, la, eh, il Diario Partigiano o anche eh, la questione dei promessi sposi, ma anche l'arte della memoria e, e Dante, <ride> della professoressa Bolsoni, cioè, ha scritto insomma anche dei libri, saggi e quindi non sono esauribili in quell'oretta e mezzo di... Ehm, anche conferenza, perché mi piace l'idea della conferenza, a me personalmente, poi appunto è sempre una questione mia personale. Quindi è chiaro che a livello metodologico io non mi aspettavo niente di didattico e appunto ripeto di questo ne sono profondamente grato. E per quanto riguarda invece gli spunti, forse perché non lo so, sono anch'io etichettato nella mia scuola tra i più giovani e quindi nonostante anch'io abbia la mia età. Però ehm, forse eh, sono più vicino al modo di eh, apprendere dei ragazzi di adesso che non magari mi sono un po' dimenticato quando andavo a scuola io, forse, e eh, rimasi colpito dalla modalità di presentazione. Esatto, la prima cosa che andai a chiedere è qual era il, il programma che avevo usato. La, la dottoressa Pezzini. Ah, era molto interessante perché presentava praticamente per nuclei tematici, poi all'interno. No? Ecco, io credo che ehm, la cosa molto 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 apprezzabile di tutto quanto il corso e che effettivamente potrebbe essere veramente utile a livello didattico è l'idea dei link, cioè dei collegamenti perché è vero, i ragazzi sono eh, quello che sono noi giustamente abbiamo a che fare con una realtà che a volte non comprendiamo nemmeno però io non la vedo così negativamente arrivata a un certo punto cioè, anche, anche Catone diceva che ai tempi antichi stavano meglio e quelli che venivano dopo Catone dicevano che ai tempi di Catone si stava meglio ecco però, eh, voglio dire, non la vedo così negativamente, forse anche a livello proprio di immagini e di presentazione delle immagini e di collegamenti tra varie tematiche, di i grandi della letteratura. E, e ci metterei anche Diario Partigiano, arrivato a un certo punto, come classico, appunto come esempio anche perché oh, eh, fa parte anche della nostra storia e quindi di un'identità anche nazionale, se vogliamo. E il, appunto, la presentazione anche attraverso collegamenti è molto utile. Per quello, dicevo il pizzicare e poi io ribadisco appunto la questione che è, è, è anche un'occasione per noi di approfondimento. Se no, veramente ci limitiamo troppo a fare sempre tra le stesse cose, impoverendoci anche noi. Se no, ci arricchiamo. È chiaro che poi questo arricchimento, siamo soddisfatti, questo arricchimento passa anche ai ragazzi, lo trasmettiamo. Al di là poi delle questioni metodologiche, magari che ne so, la Flip Classroom funziona con un certo tipo di, di ragazzi, non dico di scuola, di ragazzi e con altri... Sì, ma infatti è per quello che dicevo, ora sulla crisi d'identità... Sulla crisi d'identità dell'insegnante io lascerei ad altri questo dibattito e più che altro fare il mio lavoro, nel senso sono lì, mi piace fare l'insegnante e quindi voglio continuare a farlo. Quindi appunto a livello metodologico, ecco forse anche visivamente, proprio l'idea dei, dei collegamenti, quello poi sarà che appunto ho studiato anche molto eh, sulla scia della Barocchi e lei è stata veramente all'avanguardia da questo punto di vista. Quindi era solo. Beh, ho promesso, ma non lo faccio, sì. No, è eh, più forte di me. No, voglio dire, mi, mi ricollego al collega. In questo senso, visto che abbiamo a che fare con questo tipo di ragazzi, no? Io ho due figli che a cui ricorro per risolvermi i problemi di computer. Perché? Perché sono dei maghi, davvero, e quindi fanno e quello si è fatto la tesina da solo in terza media, ha presi i PowerPoint. No, ok. I nostri ragazzi sono in grado di farlo. Per cui, perché non renderli partecipi, protagonisti della costruzione? Magari, eh, Serena, scusami se ti do del tu, eh, parlava di ipertesto, quindi no? Quindi, però non essere noi a proporlo, bensì essere loro attraverso le loro competenze digitali a costruire tutto questo, andare a cercare. Mi fai, hai fatto accendere la lampadina quando hai parlato di link. cioè, ragazzi, sono in grado di farlo. Quando c'è stata la giornata della memoria, io, è una giornata a cui tengo particolarmente, perché insomma, è una tragedia a cui mi sento particolarmente sensibile. In passato ero io a proporre un percorso, no? fai vedere il film. Da un po' di anni lo faccio fare a loro e quindi questi si sbizzarriscono perché c'è la possibilità di mettere su YouTube il video, con musica, foto, video. E quindi ti rendi conto che poi in questo caso stimoli la loro creatività. Tanto è inutile rimpiangere i tempi in cui noi stavamo tutti buoni a ascoltare la lezione frontale, non lo sono più e forse, come diceva anche il collega, non tutti i mali vengono per nuocere, cioè poi alla fine, insomma, magari cercare... Che di fare in modo che ci sia ancora il rapporto col libro, ci sia ancora un diciamo, rapporto con la tradizione, però perché non mettere a frutto anche quello che loro sanno fare. E tutto questo, per esempio, anche quello che voi avete proposto, perché no? Si presta anche a questo. Grazie. Sì, c'è qualcun altro? Io se, se non c'è qualcun altro, proprio, mh, sempre, proprio sulla questione della didattica, e, e lui ci, ci ringraziava per non averlo fatto, ma non avremmo potuto perché non, proprio non, non lo sappiamo, capito? non è la nostra competenza, e anzi io penso che sulla didattica avremmo mille cose da imparare da voi perché non, non, cioè, non abbiamo il polso non siamo in trincea e quindi è, è proprio il contrario appunto quello che possiamo fare è il, è il percorso opposto l'unica cosa che possiamo fare cioè avere, mh, provare a condividere con voi delle idee che possono poi diventare didattica ma non, che non lo sono come dicevo prima, che non lo sono a priori e, mh, e quindi insomma su questo mh, non è cioè, è stata ovviamente anche una scelta all'impostazione che abbiamo dato, ma era anche nelle premesse il fatto che non fosse un corso di didattica della letteratura. Eh, poi non so ripensavo al discorso sull'accademia. Cioè, eh, L'immagine che mi veniva in mente è che c'è la stessa distanza che c'è tra, tra i promessi sposi e gli studenti. Da un lato, c'è tra eh, il modo in cui abbiamo cercato di parlare dei promessi sposi è quello che, cioè, che io farei in un convegno, cioè, no? nel senso, c'è la stessa distanza da colmare. Poi adesso non voglio denigrare l'Accademia, c'è cioè anche del, la, la buona Accademia nel senso, quindi, insomma, anzi, a volte eh, la, la specializzazione, mh, la iper specializzazione è anche un modo per scoprire cose nuove o avere nuove idee. Quindi, No, è, è anche quello però appunto come dire già lo, mh, lo sforzo la scelta che noi facciamo comunque è molto uh, lontana da quel, dalla modalità di comunicazione che, av che avremmo in un contesto accademico <ride> davvero <ride> eh. se c'è qualche tu vuoi dire qualcosa no ah ok una, una cosa soltanto, ma proprio per non far cadere nel nulla le cose che ha detto Sebastiano, nel senso che secondo me si è creato una triangolazione tra quello che ha detto Sebastiano, quello che ha detto lei e quello che poi eh, hai detto tu forse, non mi ricordo più. La ricordo era un'orgosissima all'ipertesto. Tra l'altro in ipertesti ne ha parlato un battore in Italia, e la prima enciclopedia, io ho quello di scherza, cioè l'ora in Tang era diventato a lui, era un'enciclopedia di o una letteratura. La Liz? Forse la Liz, che però non era diretta da Eco. No, ma forse era la Liz. Ah, può ah, essere. Ah, ah, sì, sì. Ma, ma, ma penso che anche se non lo sia in realtà. Cioè, No, però, ehm, eh, rispetto a quello che dicevi, anche sulle immagini, no? o sulla memoria, eccetera. Cioè, eh, non lo so quanto poi questi strumenti qua siano memoria esterna, ossia. Mi riconosco molto di più in quello che, che dice lei: no? del fatto che sì, vabbè, è, è vero, sono memoria esterna, ma poi attivano dei contenuti e questo rientra tantissimo un'idea anche che diceva Lina Bolzoni all'inizio rispetto alle immagini che abbiamo ribadito e che abbiamo sperimentato noi stessi parlando qui, come le immagini diventino degli scrigni di memoria. No? L'immagine diventa proprio quell'elemento che ti apre tutto un mondo di, di, di ricordi, di pensieri, di collegamenti. No? Per quello io le ho utilizzate assegnare i nodi di quel ipotetico ipertest, di quella mappa concettuale, eccetera. S riguardo all'imposizione degli strumenti, è verissima, anche perché immagino, io lo, vedo, ma io lo vedo per esperienza diretta perché ho una figlia alle elementari, no? e cioè, questa imposizione della LIM in una scuola fatiscente senza carta igienica fa ridere, che si rompe e non, nessuno la può aggiustare, cioè è, è inquietante, è profondamente inquietante. Esatto, il collegamento a internet non c'è, è traballante, i computer sono terrificanti, no? Però si fa l'informatica, ci si mettono queste cose, verissimo, da un lato. Dall'altro, vero, e bisogna ammetterlo: non vale nel nostro caso perché noi lavoriamo su, con gli strumenti informatici, insomma, anche di, di alta progettazione, ma c'è un gap tra gli insegnanti e gli studenti rivelato che è pazzesco. Cioè, noi siamo andati a fare queste lezioni a figline e, e le insegnanti ci hanno messo due ore a entrare nel back-end di CTL scuole, i ragazzi erano in un secondo fanno tutto. Cioè, e, e anche questa cosa qua va, va, un, va un attimo calibrata, probabilmente imparare anche un po' da loro, non lo so, appropriarsi un po', anche in questo caso è come per la parola pubblico, riappropriamocene noi cioè, del, del modo in cui possiamo utilizzarli e del modo in cui possiamo lavorarci dentro, non, non lo so. Questo. Indubbiamente io sono in una scuola dove c'è una, una, una LIM per tutti gli allievi della mia scuola e tre anni fa facevo serale e ora non la posso usare perché in pratica bisogna prenotarsi tipo due settimane prima, non ho questa lungimiranza nella mia preparazione delle lezioni. Tre anni fa facevo serale e avevo eh, spostato completamente la mia classe del serale nell'aula LIM, perché ritengo che sia invece uno strumento fondamentale. E il problema è saper distinguere l'innovazione eh, to cure con l'efficacia dei mezzi. Io era questo che volevo intendere poi nel momento. Eh, eh, noi stiamo attraversando un momento in cui sembra che tutto ciò che diventa eh, didattica di origine anglosassone non è un caso, se tutti questi termini dal flip, eccetera, sembra un po' una panacea a quella che spesso è. Eh, invece io invece tengo molto all'investimento emotivo nella scuola, perché a volte più di 10 lim mi dà una lezione a cui io partecipo e magari mi commuovo insieme ai miei studenti e so. Quella commozione rimane impressa veramente nella memoria e diventa parte costituente. Non è la stessa cosa di un infermiere o di un dottore, il dottore deve stare lontano, magari. Invece, trasmettere emozioni, penso che sia e continua ad essere la, 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 la metodologia didattica più, più importante più importante. E, e, Purtroppo invece c'è un, un, una sovravalutazione, secondo me, dei, della, 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 del mezzo didattico e digitale, tanto che stanno uscendo studi che confutano totalmente l'efficacia didattica di certi. Eh, perché dal digitale passa di tutto, passano dalle risposte chiuse, le crocette, passa un, un mondo che, che va preso veramente con le pinze di cui secondo me bisogna guardarsi molto, di cui bisogna riappropriarsi da una parte con Cervello, con Granosalis sicuramente dall'altra bisogna stare anche molto attenti. Sì, se non ci sono altri interventi forse possiamo caffè. <ride> passare al caffè. E... <ride> e grazie ancora a tutti e a tutte. E...